mascherina su, mascherina su. Eccolo, mascherina. Colleghi e colleghi, abbiamo parlato con il direttore della filiale INPS di via 20 settembre a Torino e abbiamo fondamentalmente ottenuto un paio di cose. La prima è una posizione ufficiale rispetto a un sollecito per quanto riguarda l'evasione delle domande ancora in attesa di esito da parte della sede centrale. E ovviamente le sedi territoriali e le sedi regionali non hanno grossa competenza su questa cosa, ma il colloquio è stato estremamente cordiale e siamo arrivati in fondo con una posizione ufficiale da parte dell'INPS Torino. Oggi, di nuovo, come già è successo in comune, in quinta commissione, come già è successo in regione, siamo stati prima di tutto riconosciuti come soggetti interlocutori perché siamo un segmento sociale importante che muove diversi punti di PIL, siamo 1,5 milioni di lavoratori in tutta Italia, siamo 400,000 intermittenti che non lavorano dal 26 di febbraio, che non percepiscono un reddito da allora e sono tutti quanti in attesa di esito. E da questo incontro ci portiamo a casa la posizione ufficiale dell'Agenzia Territoriale di Torino. Rilanciamo sulla giornata di mobilitazione di sabato, ci vediamo tutti quanti a Roma, in piazza Santi Apostoli. Sono dei soggetti, mettiamola così, VIP, che in qualche modo si sono fatti carico di una parte delle rivendicazioni e delle battaglie. Onestamente, più che i VIP, noi abbiamo bisogno e crediamo che sia la mobilitazione dei lavoratori quella che poi, e delle lavoratrici quella che poi porta dei risultati. Giusto che ci sia il battage mediatico intorno a Manuel Agnelli che fa il flash mob in piazza del Duomo, dopodiché, cioè nel senso, la proposta politica che avanziamo come lavoratori e lavoratrici è quella di una riforma totale del nostro mondo del lavoro, il riconoscimento formale della struttura intermittente del lavoro nello spettacolo, un contratto collettivo nazionale unico.